Signore, insegnaci a pregare. In questa pagina di Vangelo i discepoli chiedono a Gesù come pregare. La risposta di Gesù non è una serie di preghiere, ma un atteggiamento interiore di avere con Dio e per Dio. Dal Vangelo secondo Luca, Gesù si trovava in un luogo a pregare. Perché Dio prega? Questa semplice domanda ci permette di intuire che cosa significhi pregare. Pregare è entrare in comunione con Dio Padre per mezzo di Cristo nello Spirito Santo. Pregare è lasciarsi amare da Dio in Dio. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: «Signore, insegnaci a pregare». Forse i discepoli chiedono una formula per pregare, ma non sanno che la preghiera è un modo di essere e non una cosa da fare. Come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Pregare non è recitare delle formule che possano intenerire Dio. Si prega prima che con le labbra, si prega con il cuore. Mettiti anche tu in silenzio e in ascolto. Ed egli disse loro: quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Pregare è accettare e desiderare la volontà di Dio sulla propria vita. Non dobbiamo indicare a Dio cosa egli debba o non debba fare. Dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, cioè donaci il cibo di cui oggi abbiamo bisogno. Non è sempre quello che noi vorremmo. Donami ciò che nella tua misericordia sia giusto per me oggi. E perdona a noi i nostri peccati. Ho sempre bisogno di perdono e non debbo mai pensarmi giusto o superiore agli altri. Anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore. Solo se perdoniamo siamo perdonati. Solo se perdonati sappiamo perdonare. E non abbandonarci alla tentazione. Le prove della vita sono spesso il luogo dove la nostra fede si rivela per quello che è. Fragili e bisognosi di dover sempre ricominciare. Nelle prove ritroviamo l'umiltà. Uniamo la nostra vita alla croce di Cristo. Insegnami a pregare anche oggi. Nelle prove non mi abbandonare e donami di poterti sempre ricercare. Iscriviti al canale e attiva la campanella per le notifiche. Scrivi un tuo commento qui sotto.